E sento il rumore del caffè. Questo vuol dire che Paolo Gentile mi sta mandando un preciso messaggio. Il nostro ospite è collegato con noi. Siamo al nostro Caffè Con. Io do subito il benvenuto ad Angelo Rossano, caporedattore del Corriere della Sera. Buongiorno capo. Buongiorno, buongiorno Serena, che piacere essere a Telebari, buongiorno a tutti. È un piacere per noi averti qui. Allora, Angelo Rossano, io lo spiego ancora una volta ai nostri ascoltatori, giornalista barese, è stato per tanti anni a capo della redazione di Bari del Corriere del Mezzogiorno. Io ricordo ancora come se fosse ieri, Angelo, il lungo post su Facebook che tu qualche anno fa hai scritto per comunicare a tutti noi il tuo imminente trasferimento. Questo è uno spazio in cui solitamente cerchiamo di conoscere la persona che c'è dopo, dietro l'istituzione, dietro la carica, dietro la qualifica. Quindi la mia prima domanda è questa. Ovviamente non ti chiedo neanche sulle tue soddisfazioni lavorative, insomma è stato un bel passaggio per te, ma a livello umano l'allontanamento dalla tua città, da Bari, com'è stata? Senti, Bari è la mia città, non è più la mia casa, però resta la mia città. Adesso la mia casa è a Torino, come dico sempre ogni tanto sul mio Twitter, su Facebook, un po' giocando, no? Faccio una sorta di rubrica che chiamo a sud-est di nord-ovest, no? Perché se ci pensi Bari è a sud-est, Torino è a nord-ovest, quindi è proprio nei punti opposti. E ti accorgi, forse perché è fatto quasi a 50 anni questo passaggio, questo capitombolo, ti accorgi che, o almeno io mi sono accorto, che le radici non sono una cosa che si possono allungare. Le radici in qualche modo si recidono, nel senso che restano lì, no? Bari, dicevo, è la mia città, restano lì le radici, restano lì gli amici, gli affetti, e vai via col tuo bagaglio, però facendo i conti col fatto che nulla sarà come prima, soprattutto perché probabilmente è stata un'esperienza che io e la mia famiglia abbiamo deciso di fare ormai in età matura. Devo dire che il mestiere mi aveva già portato lontano da Bari, perché io poi prima di entrare al Corriere, cioè nel 2000, ero stato alcuni anni in Basilicata, per esempio, a Potenza. Però era un po' più vicino. Eh sì, infatti, non era stato un cambio così radicale. Noi intanto abbiamo cominciato a guardare in onda alcune delle foto che ci hai inviato ieri. Ce n'è una in particolare, abbiamo visto la tua bellissima famiglia, ce n'è una in particolare su cui io mi vorrei soffermare, perché ha a che fare con il tuo lavoro qui a Bari, con due colleghi, Michele De Feudus, che adesso è alla Gazzetta del Mezzogiorno, e Alessio Viola. Quella è una foto a cui sono molto legato. Era il periodo in cui ero a capo della redazione del Corriere, e sia Michele scriveva più da cronista politico, sì. sul Corriere, e Alessio invece come commentatore, e si è creata un'amicizia quasi fraterna tra noi tre, ed è molto bella, perché anche perché età diverse, culture, diciamo così, di provenienza diverse, ognuno con la sua, animati tutti da un profondo amore per il mestiere, che poi è la cosa che fa andare avanti, no, Serena? Un mestiere faticoso, non sempre in grado di regalare grandi soddisfazioni, che se ne pensi, io credo che la molla che ci muove è sempre l'amore e il rispetto per il mestiere, e poi il senso del dovere nei confronti di chi ancora ci dà retta, no? dei lettori, degli ascoltatori, dei telespettatori. Ecco, questa affinità con Alessio e Michele, che poi si trasformava, nel caso di Alessio, con Michele per fortuna si trasforma ancora in tanto qualche telefonata e qualche incontro che si fa, si trasformava anche in goliardia, in leggerezza, no? Ma anche nella capacità poi nel tentativo di leggere la società, sviluppare critiche nei confronti dei nostri amministratori, dei politici, o anche quando serve, ogni tanto serve anche apprezzamenti nei loro confronti. Ecco, Alessio mi è piaciuto ricordarlo perché è un legame profondo, e anche quando sono a Torino capitava che ci sentissimo spesso e volentieri per un confronto, e come diceva poi un'altra persona a cui ero molto legato, con cui feci la mia tesi di laurea, no? Franco Cassano, il sociologo, che in uno dei suoi libri racconta come poi
vivere la città, passeggiare, significa incontrare, raccontarsi i fatti, ma raccontarsi anche le maldicenze, sempre con leggerezza. Cioè, ecco, con Alessio capitava anche questo, era sempre un po' prendersi sotto braccio e raccontarsi le cose da vecchi amici. Che poi era anche un po' quello che insegnavate a noi giovani giornalisti, insomma tu sei stato anche il mio capo per qualche anno quando ho collaborato con il Corriere, insomma vivere la città in modo da poterla raccontare in maniera corretta. Angelo, adesso che sei lontano, come leggi la città di Bari? Soprattutto in questo momento di grande trasformazione. Ma senti, io ho notato profonde differenze sia nel modo di fare il giornalismo, sia nel modo di fare la politica. Intanto era più, lo devo dire, più divertente farlo giù, farlo a Bari era più divertente, perché i politici, sarà la contingenza di un governatore vulcanico e ingombrante anche fisicamente per certi aspetti come Emiliano, o di un sindaco così dinamico e così proiettato anche nella dimensione nazionale come De Caro, ma io credo che ovunque in Italia tu chiedi chi è il sindaco di Bari te lo sanno dire, ma io probabilmente se ti chiedessi, e non te lo chiederò, chi è il sindaco di Torino, tu penseresti ad Appendino ma non all'attuale sindaco. Sai che è vero, la prima cosa che viene in mente è quella, è vero. Con un sindaco come Stefano Lorusso, che ha un profilo diciamo, ecco, sicuramente meno forte di quello di De Caro. Queste presenze così forti, così che creano identità, che hanno un rapporto così forte con gli elettori, nel bene e nel male, consentono un racconto della politica sicuramente meno noioso, più frizzante, più divertente, se vuoi anche più critico. Perché si espongono, perché ci mettono la faccia, ripeto, nel bene o nel male, come forse ricorderai, tante volte sono stato ospite vostro nei confronti, certo, del governatore Emiliano, tendenzialmente non sono mai stato molto, molto tenero. Beh, qui è tutto molto più paludato, si segue con molto più distacco, si seguono con molto più distacco le vicende politiche, forse anche perché più vai al nord, e questa è una riflessione che forse l'ha fatta, meno la vita quotidiana dipende dalla politica, cioè ci sono le industrie, il lavoro dipende meno dalla politica, i diritti dipendono meno dalla politica, mentre magari nel sud, diceva un altro nostro collaboratore del Corriere del Mezzogiorno, che era Gian Domenico Amendola, sociologo urbanista molto importante, tra l'altro molto legato anche a voi di Telebar, certo, per motivi di famiglia anche, sua mamma è stata una vostra direttrice, forse la prima, diceva: al sud avere un amico è meglio che avere un diritto, e invece al nord magari, ecco, questo è un po' superato. Al volo, Angelo, un'ultimissima domanda e poi ti lasciamo andare: il più bel ricordo che ti sei portato da Bari? Oh mamma mia! Quello cui magari ti aggrappi quando Bari ti manca in particolar modo. Ma guarda, sicuramente ora sembra una banalità, lo dicono tutti, ma sicuramente il mare. Non so se tra le foto che avete, che io ti ho mandato un certo numero di fotografie, non so se l'avete fatta vedere, ma ce n'è una in cui faccio un'immersione con mio figlio Antonio. L'abbiamo vista. Io sono un vecchio, da ragazzo sono diventato sino a istruttore subacqueo, ed è una passione che riesco a praticare molto poco, però che ho trasferito in parte a mio figlio. Il mare manca. Io mi sono scoperto i primi tempi ad andare a cercare l'acqua, andavo sul Po o andavo sul lago di Avigliana, che è vicino Torino, per cercare l'acqua, ma mi rendevo conto che mancava l'odore di quell'acqua. Cioè il mare ha anche un odore che il fiume e il mare, e il fiume e un lago non ti possono restituire. E su questo ci fermiamo. Grazie ad Angelo Rossano, caporedattore del Corriere della Sera. Grazie mille, Angelo, è stato un piacere averti con noi questa mattina. Un abbraccio a te e buona giornata a tutti i telespettatori. Buona settimana e buon lavoro. 8:04, ci fermiamo, non andate via, torniamo subito con altre notizie.